Adesso arriva... Dopo aver esplorato la Terra, con esploriamo le stelle. Esatto. Visto che aggancio pazzesco. La nostra pazzesco. Stella, la nostra Luciana Littizzetto. Caso di dire, si è montata la testa. No. Pesa. No, mi sono autoincoronata regina di Che Tempo Che Fa. Sì, beh, ma lo sei assolutamente. Sono salita al trono, mi sono intronata, quindi salutami la che. Salutami, mio la che. Ah, io saluto la che. Sì, chiamami Ciao. Sua maestà. Chi è? Ah, tu? Tu mi devi chiamare sua maestà. Ma c'è un re, non c'è più la regina adesso, scusa. Ma non importa, guarda. Come la Betti, così. Vabbè, ma la Betti ormai, vabbè, comunque sì. Allora, Bocelli sì. L'hai chiamato? Eh? Bocelli, ma sei sordo, siamo a mezzo. Ma che vuol dire? Ma non sto capendo che. Bocelli l'hai chiamato? Ma ogni tanto ci sentiamo. Bocelli ma... per il Carlo III. Sì, è vero. Sì. Beh, non sapevo che tu ti. Comunque comoda, soprattutto sì. Per la ricrescita, secondo me. È perfetta, aiuterebbe. È permanente. Devi solo fare attenzione a non sbilanciarti, devi dare il peso dalla sua parte, pesa 2 chili sulla barca a vela. Poi il portamento, guarda come mi porto. Sì, bene. Non so bene dove mi porto, ma sì, mi porto bene. No? Sì, un po'. Stai attento al labirintite. Comunque, sai che cos'è? È che è così pesante che mi abbasso di 5 centimetri minimo. No, però anzi, un po' ti alzi, non ti sta male. Comunque, Fortes mi ha detto che metterà la mia immagine sui buoni mens della Rai. Ah, bello! Questo è bello. No, comunque, questa corona pesa un casino. Ma la corona originale 2 chili. Pesa 2 kg e 28 grammi, come tenere in testa un vocabolario. Sì. È tanta roba. Infatti, visto come erano tutti. Oh, ma infatti erano tutti così, anche perché i neuroni è un attimo. No, non la si apre la fontanella. Vuoi tenerla? No, vuoi provare? No. Ah, hai paura. Sei la regina. Hai paura. No, non la voglio. Dai, fai il re di picche. Sono convintamente repubblicano. Allora, vai. Sì. No, comunque, insomma, è come avere in testa un apparecchio per i denti, praticamente. Sì, esatto. Però, la corona originale, adesso ti faccio vedere la foto. Sì, ci sediamo. Si chiama Corona di Sant'Edoardo. Esatto. Ecco. Eccola ed lì. Oltre al fatto che pesa una scarrettata, è un blocco d'oro. Sì. Pensa che riflessi che ha. È più, cioè, è più dorata dei capelli di Boris Johnson. Sì, è vero. No, e poi appunto si può tenere in testa solo per poco tempo. Infatti il re Carlo ne ha un'altra. Quella prêt-à-porter. C'ha quella prêt-à-porter, sì. L'ha tenuto. E no, bisogna portarla meno di un'ora, perché sennò ti lede le vertebre cervicali. Infatti gliel'hanno tolta e l'hanno messa nella Torre di Londra per la prossima incoronazione. Pensa sto uomo da quanto tempo... corona, stai attenta. Da quanto tempo sognava di diventare re. Sì, 74 anni. Cavoli, ma sai quante volte si è esercitato? Ho trovato proprio le foto che lo testimoniano, vediamo, ecco qua. Per esempio, provava per tanto tempo con i palloni dei baghi per i bambini, ecco. Poi dopo ha provato con una salsiccia di suino, quella un po' più pesante, con la catena della moto, solo che si impigliava le basette, e poi finalmente adesso sono diventati re e regina ufficialmente. Oh, vediamoli. In sei commossa? Moltissimo. Immagino. Eccoli, guardali. Proprio il portamento regale. Vabbè, ma che vuol dire? Un attimo che ridevo. No, ma guarda, ma ti pare? Ma anche noi due ridiamo, scusa. Ho capito, ma allora non hanno lavorato mezzo minuto nella loro vita. Ma non è vero. Per quello che ridono, te lo dico. Guarda dietro, non ce n'è uno che ride così. Secondo me lui gli ha detto, guarda, sai che sotto il kilt sono senza mutande. Vedi, io vorrei farti notare anche che le ginocchia sono come quelle della Venere di Open to Meraviglia. Solo che sono più pelose, No, vabbè, vediamo. Però è stato bello, dai. No, è stato molto bello. Vediamo il prossimo, la prossima fotografia. E questa è appunto Camilla che sprizzava gioia da tutti i pori. Sì.
No, ma lei si è esercitata anche moltissimo per diventare regina. Guarda che non ci puoi credere, sei diventata regina Camilla, tutto è possibile. Cioè, è passata da amante a regina. Vabbè, ma guarda è, che è capa tosta. Ma guarda che è un grande amore durato tanti anni. Il grande amore, niente più. Comunque, insomma, lei si è esercitata molto. Per entrare dentro la grande famiglia reale britannica, bisogna innanzitutto sapere portare i cappelli. I cappelli. Non ho mai saputa questo. Allora... Come non mai saputo? No, pensavo che fosse un obbligo. Cioè che no, fosse guarda, guarda anche lei come si è esercitata. Ecco qua. Primo cappello ad abat-jour, a piantana dell'IKEA. Sì. Che è nato praticamente soltanto azzurro. Poi dopo sono passati dei colombi che hanno lasciato delle vistose cacche sopra la testa. Ecco. Poi vediamo la prossima. Qua invece ha in testa una volpe intera, probabilmente cacciata da Carlo nella sua gioventù. Ecco, spero che sia magari una volpe sintetica. Quelli che si vedono di fianco non sono i parorecchi, ma sono i capelli di Camilla Parker Bowles. Sì. Vediamo la prossima. Ecco, qua invece ha in testa una Saint-Honoré piena di... fatta proprio cucinata. Vabbè, ma apposta. Però sono molto eleganti, stravaganti. Anche la regina Elisabetta aveva questi cappelli. Sì, ma la regina Elisabetta era un'altra cosa. Qua sembra una torta di Gino Massari. Ma perché tu sei conservatrice alla fine? No, ma conservatrice cosa? La regina Elisabetta è un'altra cosa. Adesso c'è questa regina, basta. Ho capito. La regina Camilla. Ma no, ma dai, ma quello è un puff da salotto. Ma che ci metti i piedi sopra quando guardi la tele. Ma che non sei abituata? Secondo me è fatta con le piume uscite dal piumone. Ma va. Andiamo avanti. Qua invece c'ha il ciambellone, proprio il casatiello napoletano. Infatti vedi che lui aumenta il passo perché fa finta di non conoscerla. Non è vero. Si è fermata a salutare. Vediamo la prossima. Ecco, qua invece hanno lei e Camilla e Kate hanno un frisbee. Tu le chiami per nome perché ormai sei intima. Perché io sei sono intima. Regina. Certo. Vedi frisbee. Che se lo tengono perché lì è un attimo che sei sulla carrozza, una folata di vento, il cappello finisce in cornovaglia. Io non riesco a capire. Tu le metti, Filippa, i cappelli così? Li hai mai messi? Hai anche le orecchie, guarda che le orecchie utili in questo caso. Ma come ti permetti di dire che a Filippa le orecchie a sventolo? Ma non si può. No, ma non l'ho mica detto. No, tu l'hai fatto la testa grande. No, l'ha fatto pensavo testa grande. L'hai fatto intendere, hai detto una cosa brutta. Non è vero, no? Guarda, lascia perdere. Comunque, no, dicevo che portare il cappello è difficilissimo, perché non sta bene nessuno con quel cappello lì. Sono tutte orrende, non funziona. Andiamo avanti. Vediamo la prossima. Qua invece c'ha una cesta di vimini di qualche incantatore di serpente, probabilmente in uno di quei viaggi. Ma no, sai, è un cappello un po' copricapo, tipico, esotico. Fanno quelli che girano sulla spina dorsale. Vediamo l'ultima. Invece qua ha praticamente un nido di cicogne. Adesso qua non si vede, ma dentro ci sono anche le uova. Cicogne. Ecco, un enorme tarallo da sera. Oh, bene. E deve fare attenzione ad andare in chiesa con un cappello perché? Così è perché la prendono per acquasantiera, ci bucciano tutto dentro. No, e tra gli invitati, pensa, oltre al povero principe Harry che era in terza fila tra veramente i giardinieri e i ciambellani di corte, poi secondo me nell'invito non hanno neanche scritto Harry con l'H, ho scritto Harry senza H, come Harry De Luca, che se stava a casa vedeva almeno di più, poteva anche alzarsi per fare merenda e fare la pipì, invece lì niente. Comunque dicevo, tra gli invitati c'era anche, pensa, l'ex marito di Camilla Parker Bowles. Come? L'ex marito, perché lei è... Perché io non l'ho visto tutto. Guarda, guarda che lei ha occhio, Camilla? Cioè, sì. Con gli uomini. Cioè, proprio... Beh, è un tipo. Cioè, in confronto, Carlo, è Brad Pitt, eh? Cioè, guarda che roba. È un tipo, dai. Lui doveva mettere il cappello, così si copriva quel cranio incerto tra calvizie e disordine, eh? Comunque, sono anche arrivati e partiti con due carrozze diverse. Sì, ma raccontiamo tutto? Ah, scusami, parlano tutti di quello. Sì, sì.
si è svitata, ti aiuto? No. La carrozza, allora, c'era quella dorata che però è un casino perché quella lì è molto antica e quindi è molto scomoda, sì. E poi sono andati via con questa carrozza qua che assomiglia insomma a quella originale. Questa qui è quella che hanno usato alla partenza. No, alla partenza è quella dorata. No, la partenza hanno usato questa qui, alla partenza hanno usato questa qui e al ritorno l'altra. Sì. Questa qui è quella moderna. Questa è quella moderna, sì. Che c'ha i vetri elettrici, l'aria condizionata. All'andata. Va bene, all'andata. Al ritorno ha usata l'altra, quella del 700, l'altra. L'ho visto, quel momento lì l'ho visto. Una cosa ho visto. Ma c'è anche una piccola anestesia. Ah, guarda, come signora, ha detto che è vero. Per fare la colonoscopia. Guarda, tutti dicono è vero. Senti la voce del pubblico. È vero. Antonio! È vero. Guardie a me. Oh. Ma mi sono informata dettagliatamente. Con la persona sbagliata, dovevi chiamare me. Io ti avrei detto. Vabbè, chi se ne frega. Oh. Aveva due carrozze. Due carrozze diverse. Oh. Questa carrozza, quando è mezzanotte, si trasforma in un Ferrero Rocher. Va bene? Va bene. Oh. Oh. Poi è elettrica, quindi può entrare anche nella zona blu, probabilmente. Poi deve essere anche molto comoda con le sospensioni, perché sai, 74 anni, c'hanno un'età, avranno delle protusioni vertebrali. Non lo so, adesso nessuno ha mai indagato sulle protusioni vertebrali. Perché non ce l'abbia. Vabbè, non lo so. Lui lo è re, comunque, non è che ha le protusioni. È un po' piccola, lì dentro fare sesso è complicato, però... Ma Luciana! Il vantaggio che non ha la leva del cambio. Sì, ho capito, ma non è che uno va in carrozza... Comunque, chiedo scusa, per i nati il 6 maggio, pensa te... Tutti quelli che sono nati il 6 maggio, un giorno dell'incoronazione di Re Carlo, e Re Carlo ha fatto un regalino. Cioè? Che uno dice, che cosa gli avrei regalato? Un braccialetto. Un bonus da 1000 euro, da 1000 sterline, non lo so, l'università gratis, un braccialetto, una medaglia, eccetera. No. Vediamo cosa ha regalato. Una tazza commemorativa. A me piacerebbe però averla. Ti piacerebbe? Piacerebbe averla. Ma un neonato, ma regalagli un biberon come... Poi cresce. Ma una tazza così la prendi con la raccolta punti del supermercato. Ma no, ma non è vero, se l'ha regalata al re, scusa. Ma tutte le mattine fai colazione con la faccia di Carlo? Vabbè, però. Minchia però. Perché tu non sei sentimentale. Io avrei la mia proposta anche per bambini. È presente quelle le tazze da bambino, quelle che possono buttare per terra, che sono poi dei bicchieri. Ecco, io l'avrei fatta così. Ecco. Che il bambino può bere tranquillamente, la tiene, la può buttare per terra, non succede nulla. No, non era molto meglio questa. Ci devo pensare. Allora, andiamo avanti. Comunque, mentre si incoronava il principe Carlo, che diventava Carlo III, si incoronava a Napoli. Napoli. Grandi festeggiamenti. L'unica gioia di questo campionato. Guarda. Vediamo, anche di questo periodo, devo dire, storico. Guarda che cosa non era. E io mi sono detta, guarda come sono felici i napoletani adesso che Fuertes viene a dirigere San Carlo. Ma no, guarda, non è per quello, è per lo scudetto. Ah sì? Confuso. Però da una parte bello, perché vediamo queste immagini qua sempre con le esplosioni, le guerre, invece queste erano esplosioni gioiose, per fortuna, meno male. Oh! Comunque c'è stata anche la barca. Ma l'ho vista. Ma avete visto la barca che andava per i vicoli di Napoli come se fossero canali di Venezia? Guardiamo che fa molto... Guarda che roba. Ma è meravigliosa. Ma come gli è venuto in mente? Mancava Orietta Berti sopra che cantava finché la barca va vestita tutta di azzurro. Non so se poteva passare anche nella zona ZTL. Ma è una meraviglia. E il vulcano? Avete visto il vulcano? Vulcano meraviglioso anche, vediamolo. Cioè, ma quasi come Berlo, che peraltro, guarda, no, ma il vulcano in mezzo ai vicoli, con la musica di sottofondo. Qualunque cosa è successo. Però, in tutto questo, io volevo, soprattutto, ho gioito moltissimo, perché per una volta nella vita ho visto Giuseppe Lavenia, Alessandro Lavenia, come si chiama il... Grazie Antonio! Alessandro Lavenia... che è l'inviato
del TG1, sì? Che l'abbiamo visto da tutte le parti, l'abbiamo visto quando c'era il Covid, durante il lockdown, l'abbiamo visto durante i terremoti, le inondazioni, l'abbiamo visto sul fronte di guerra, adesso finalmente l'abbiamo visto così, vediamo. Sì, e lo vedete, la festa è praticamente qui, sono i tanti tifosi che ci circondano con le sciarpe, le magliette, le bandiere, un applauso di tutto, dai giovanissimi nostro... a quelli più maturi che hanno visto anche i primi due studenti, Giuseppe, che bravo, sono tra Antonio. I 70.000 che tra poco entreranno nello stadio. Giuseppe Lavegna. Giuseppe Lavegna, molto bene. Molto chiedo Venia. Ah, molto bella, anche questa sarà una battuta che non gli hanno mai fatto. Scusalo, è scemo. Allora, hanno festeggiato anche le suore, le mie amiche suore cappuccine, sì, sì, su Facebook, bellissimo, visto. Hanno fatto questo post, vediamolo, Monastero Cappuccine di Napoli, le cappuccine ringraziano il Signore per il dono dello scudetto al Napoli dopo 33 anni, che poi tra l'altro non è neanche un numero fantastico, guarda che entusiasmo. E anche altre suore che ho visto che mi hanno fatto molto ridere, guarda, addirittura che suonano e cantano. Ma questa non ce n'è una italiana. Guarda, sono tutte straniere. Ma è meraviglioso. È proprio l'inclusione più totale e assoluta. Vabbè, ma adesso non ascoltiamola tutta. Botswana, Perù, eccetera. No, grazie, grazie. Anche grazie, basta, basta, grazie. Vabbè, ma questa è la meraviglia... Ma no! Questa è la meraviglia di Napoli. Meraviglia di Napoli, inclusione, perché questa festa ha incluso tutti. Sì, poi ne parleremo quindi... anche noi al tavolo, perché abbiamo delle altre immagini. Ah, bene, bene. Non hai idea cosa... Bene, 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 bene. Comunque bene, siamo bene. Tutti imbizzarriti. Sì? Tutti, insomma, questa primavera ci sta scuotendo anche l'ormone. Ed è successo anche un polemicone. Oddio. La scorsa settimana. Cos'è successo, Lucianina? Da Mara Venier, dalla Marona, a Domenica Inn. Che me lo sono non perso. So se avete letto o avete visto che erano ospiti Laura Chiatti e Marco Bocci. Ah, sì, 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 sì. Sì, presente? Sì, sì. Laura Chiatti e Marco Bocci, che erano insomma state invitate da Mara Venier per un'intervista. Allora, io premetto che ho lavorato con Laura Chiatti, una... molto carina, simpatica, divertente, quindi sto scherzando, Laura. No. Aia, se, mette Marco... se mette le mani avanti è un no, disastro. No, ma perché poi dicono, ma invece la conosco e so che è una simpatica e spiritosa. E Marco Bocci è un figo che lascia fare quando... Ma perché urli? Ma perché, perché urli? Stai calma, vabbè. Perché le suore cantano, abbiamo un sogno nel cuore, posso cantare anche io, sì, Marco ma, vabbè, Bocci però, è una spremuta di testosterone, vabbè, guarda. Sì. Io me lo ricordo bene, l'ho visto, vabbè, anche vabbè, da vicino. Dai, è una tua amica, la moglie, smetti. Ma cosa c'entra? C'entra. No, guarda, se scendessero i marziani Amma sulla mia, terra e mi dicessero, mi fai vedere come è fatto un uomo? Io gli direi, guarda Marco Bocci. Vabbè, non gli direi, guarda Fabio Fabio. Faresti molto male, con tutto rispetto per Marco Bocci, faresti molto male. Allora. Lo terrei in una teca proprio a Parigi. E insomma, a Parigi? A Parigi, in una teca a Parigi, al Louvre, per esempio, Louvre, conservato. Perché a Parigi, dico, vabbè, vabbè. Allora, e la Marona, la Mara. La Marona, Mara. La Marona, la Marona, a Marona, fa la seguente domanda, ma come vi dividete i lavori compiti in casa? Compiti a casa, certo. No? E lei risponde, la Laura, ma guarda, a casa faccio tutto io, perché sono una donna all'antica, non mi piace vedere il mio uomo che rifà i letti e passa l'aspirapolvere, perché se io lo vedo che fa quelle cose lì, mi ammazza l'Eros, mi crolla l'Eros, vediamo proprio la dichiarazione. Allora vediamo proprio. Laura Chiatti, no, non la vediamo, l'uomo che fa il letto e passa l'aspirapolvere, non lo posso vedere, mi abbassa l'Eros. Tra l'altro è vero, perché lui dice, è vero, io ogni tanto vorrei passare, ma non può, lo Swiffer, posso dirlo, non sono più testimonial, però lei me lo strappa di mano. È così, è andata così. Allora Pillon, figurati, è subito intervenuto con un tweet, ha detto, ah, massima stima a Pillon, certo, perché certo. Quando c'è un po' di patriarcato a Pillon si mette subito a pillonare, ha fatto subito la ola. E, insomma, lei dice, non vuole che lui pulisca il frigo, perché l'ammazza l'Eros. Ma la domanda è, ma che Eros hai, Laura? Cioè, solo capire, hai l'Eros molto debole, hai l'Eros di pasta frolla,
cioè all'Eros diffusibili e ricotta, ma che lascia... sono le due cose più fragili che ci sono nell'universo. Sì, ma lascia stare. Perché tu hai Marco Bocci, Laura, ascolta. Hai Marco Bocci che sarebbe disponibile a spolverare. Cioè, non hai Fabio Fazio, ma cosa c'entra? Ma, non ma, hai Picchetto Frattini. Ma cosa c'entra? Non ma hai Crosetto, c'entra? Hai Marco Bocci. E allora? Ma a me non mi ucciderebbe l'Eros neanche se provasse a sturare il cesso con la punta del piede. No, ma perché tu... perché tu ti accontenti, invece lei non si accontenta. Ma sì, ma ho capito, ma però dai, cioè anche, ma per me rimarrebbe lo stesso questo Eros anche se lui si tenesse i pantaloni della tuta. Sai, sì, quando i maschi portano i pantaloni mamma della tuta? Mia. E tirano fin sotto le ascelle che poi mamma dall'altra parte vedi. Va bene, va bene, va bene. Ci abbiamo messo anni ad educarli questi qua, Laura. Anni buttati via. Cioè, non so, ma preferisci quegli esseri mitologici metà uomo, metà divano? Quei polifemi con la maschera della realtà virtuale che sbattono contro tutti i muri? Ma ti prego. Ma, infatti, ma poi non capisco il ragionamento. Allora, se tu vedi lui che fa le pulizie, ti crolla l'Eros. Però se le pulizie le fai tu, che ti fai un mazzo così e tiri giù le tende, poi le rimetti su e svuoti la lavatrice, e poi dopo stendi i panni e lavi per terra, eccetera, l'Eros, pepem, proprio Anastasia stile di 50 sfumature di grigio. Sai che sei stravolta? Non vuoi vedere neanche un pezzettino così di quella roba lì, scusami. Altro che Cenerentola, Cenerentola. Se il principe per due volte consecutive non l'aiutava a piegare le lenzuola, lo mandava a stendere, te lo dico io. Lascia Marco lì a stendere. Eh no, a scherzi? Battuta pazzesca. No, io ti consiglio, Laurona, Chiattilla. Sì. Allora, ti consiglio di lasciare Marco che faccia le pulizie, sì, però magari... che le faccia in tanga, per dire. Tu passi vicino, ting, così. oppure glielo sfili come fanno i maghi, no? Fai, sai come quando ci sono le tavole apparecchiate, così fai, fran, così, e rimane tutto. Non lo so, poi vestilo come Piero Pelù. Ma come Piero Pelù così? Ma scusami, con i pantaloni di pelle, torso nudo, che ti taglia il gorgonzola con la frusta, così, fran, così. Lascia che faccia le cose in casa, non so, che si metta a sverminare il cane con la salopetta e senza maglietta. Cioè, a me non abbassa l'Eros un uomo che fa le pulizie in casa, me le abbassa quando rompe le cose in casa. Ecco, che non riesce neanche a capire come funziona lo sgrassatore, che bisogna girare la punta quadra, perché se no si sminchia e non riesce. Non va, non va, non va, gira la punta, girala. Ah, mi sono lavato io la roba da calcetto, poi la stende grondante e quelle di sotto chiedono l'allerta arancione. Cioè, no, mi fa cadere l'Eros, me lo fa crollare, quando per lavare due tazzine, due, ci mette praticamente metà del botticino del detersivo. Lì non solo mi crolla l'Eros, mi crolla anche qualcos'altro che non ho, pensa un po'. Comunque, cosa possiamo dire? Adesso abbiamo scherzato, ognuno fa quello che vuole, nel suo privato. Tra l'altro una coppia che funziona da tanto tempo, appunto, hanno anche dei bellissimi bambini. Se lei vede lui col moccio, si smoccia, cosa vuoi dirle? Pazienza. Si vede che lei, piuttosto che vedere lui che lava i piatti, preferisce che li spacchi come nei matrimoni ortodossi. No, chi siamo noi per sindacare? Oh, bravissimo. Però uno che invece... ha avuto un picco di Eros fortissimo, è stata quella tipa, suppongo una donna, al concerto a Los Angeles di Tchaikovsky. Non so se avete sentito. No, cosa è successo? Allora, alla Walt Disney Concert Hall, perché a Los Angeles c'è la sala da concerto di Topolino, mentre qua abbiamo la Scala di Milano, sì, in Prudelnado. Allora, e a un certo punto, sì, mentre... mentre c'era il concerto di Tchaikovsky, dal fondo della platea si è sentito un ansimo, un lamento. Qualcuno non è stato bene? No, no, no. È stato molto bene invece. Tanto, tanto bene. Si è sentito sto lamento, sto ululato di lupa, sto verso di balena. Hai presente quando i gatti pesti la coda involontariamente che fanno mi mi mi? Sì, sì. La roba.
che se conosci un minimo Tchaikovsky sai che non chiude così quel pezzo. No, no. Sentiamolo. Allora, intanto vediamo il titolo del giornale. Donna ha un orgasmo mentre l'orchestra suona Tchaikovsky, imbarazzo della Walt Disney Concert Hall, l'audio virale, il respiro pesante, poi l'urlo. Ora lo sentiamo. No! Ma no, dai, fa ridere. Un orso. Ma... secondo me dirigeva l'orchestra Peppe Vessicchio. No, ma mancava che chiedessi adesso una sigaretta, grazie. Cioè, poi neanche col pieno orchestrale, col tamburo che tamburava, no, no, con la tromba che strombazzava, no, proprio con un pianissimo, no? Un pianissimo questo. Adesso bisogna fare attenzione quando inviti una donna ad un concerto. Devi fare attenzione quando dici vieni al concerto stasera. Lì è un attimo. Qualcuno ha detto che magari si era addormentata e poi si è spaventata e si è svegliata di colpo. Ma quando io mi spavento e mi sveglio di colpo, faccio ah, non faccio ah, così. Secondo me era una robusta sessione di ciupismo, te lo dico io. Perché poi durante il concerto viene, no? Una cosa che... Ma no? Cosa? Ma cosa? Ma guarda che nel 700... Ma che dici? Nel 600... Ma fammi usare quello straccio di laurea in storia del melodramma. Nel 600, nel 700, nelle platee dei teatri, durante le pièce teatrali e durante i concerti, mangiavano, bevevano, sì, giocavano a carte e ciupavano. Ah sì, anche? Eh certo. Perché la musica classica aiuta. Poi c'è anche il maestro con la bacchetta che segna il tempo. Per esempio, la cavalcata delle Valchirie aiuta perché ti fa prendere proprio... Vabbè, va bene, va bene. Va. Vivaldi, invece, una roba più smart, più gimmica. Una cosa veloce, così. Ma il bolero di Ravel, invece, è quelli più, insomma, portati per i preliminari. Va bene, va bene, non mi mare. E poi anche la marcia di Radeschi, sì, quella dei piatti. Sì, sì, sì. Non mi mare. Allora, anche Ligabue. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Oh! Sarebbe bellissimo. Va bene. Va bene. Quanto ci rimane? Abbiamo finito. Abbiamo finito? Allora, posso ancora fare un pezzetto? Abbiamo finito, non so quanto... Sì. Vai, non so quanto. Allora, no, volevo soltanto dare una buona notizia, che è la seguente, che è uscita in America la nuova Barbie. Ah, sì. Sai che abbiamo le Barbie di tutti, sì, i tipi, ed è la Barbie con la sindrome di Down, sì, che è una letto, Barbie bellissima, eccola qua, che è stata praticamente ideata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Americana per la Sindrome di Down. Come vedete è una Barbie un po' più piccolina, ha i capelli lunghi, il viso tondo, gli occhi a mandorla, una collana con il ciondolo come cromosoma 21 e il vestito che è fatto di fiori, farfalle gialle e blu, che sono i colori della giornata mondiale della sindrome di Down. Questo discorso dell'inclusione sulle Barbie c'è già stato per tanto tempo, no? Avevamo visto la Barbie sulla sedia a rotelle, la Barbie con la vitiligine, la Barbie, certo, insomma, con l'apparecchio acustico. E quindi questa cosa della diversità e dell'inclusione mi stava molto a cuore e ho fatto una letterina alla Barbie. Prego. Allora, cara Barbie, a nome di tutte le donne, le ragazze e le bambine. Cara Barbie, e per copia conoscenza anche a tua sorella Skipper, Cicciobello e all'ottimo Sprodolino che ricordiamo con tanto amore. Intanto volevo dirti grazie. Grazie perché quando ero piccola sei stata un punto di riferimento. Io avevo la Barbie tarocca, quella con i seni molli molli che se li schiacciavi col pollicione sgnaccavano in dentro, mentre le Barbie delle mie amiche avevano dei seni belli come Diletta Leotta. Poi finalmente, comportandomi molto bene, che per me non era semplice, sono riuscita ad avere la vera Barbie anch'io. Ma non quella con le ginocchia che si piegavano. Quella, la Barbie snodata, al top di gamma, ce l'aveva mia cugina Monica.
e forse oggi sono così balenga per colpa proprio di questo trauma. Noi femmine siamo cresciute con te, cara Barbie. Ti abbiamo pettinato i capelli, ti abbiamo vestita e svestita compulsivamente, le nostre mamme hanno cucito abiti per te perché quelli che si compravano in negozio costavano troppo. Ti abbiamo fatto innamorare di Ken e pomiciare di nascosto sul retro del camper con Big Jim, che se gli schiacciavi in basso alzava il braccio, che non era la parte giusta da alzare, ma questo l'ho capito crescendo. Ma fai vedere come faceva Big Jim? Vabbè, se ce l'abbiamo, e guarda come faceva Big Jim, ti sembra che possa servire a qualcosa una roba così? Ti abbiamo fatta viaggiare ai Caraibi con degli shorts da paura, dormire in quel chiangone di casa, tuffare in piscina e guidare una decappottabile rosa che neanche la Apple Can. I nostri amici e fratelli maschi a volte ti rapivano, ti staccavano la testa, ti tagliavano i capelli, ci facevano piangere, ma noi ti amavamo lo stesso, anche orrenda. E adesso sei arrivata tu, benvenuta a nuova Barbie Down, a rappresentare una parte femminile che mancava, perché le Barbie devono assomigliare almeno un po' a ciascuna di noi. Non essere proprio uguali uguali, ma rimanere su quel confine magico tra identificazione e ispirazione che è il segreto del gioco. La Barbie deve essere un po' te, ma anche un po' te come vorresti diventare, quindi fichissima e dotata di 1000 accessori splendidamente inutili. Ed è così che si normalizza la diversità. E più Barbie diverse ci sono, e meglio è. Quindi bravi tutti voi barbigiani che l'avete inventata. Anche se avrei alcuni suggerimenti per il futuro. Ho digitato su Google Barbie arcobaleno, che esiste, ma purtroppo è solo una Barbie con lunghi capelli multicolor, che forse affronta un'altra delicata problematica, che è quella delle donne a cui il parrucchiere ha sbagliato la tinta. Vi consiglio allora di ideare una vera famiglia arcobaleno, come era la famiglia Felice Mattel, e felice altrettanto, con due Barbie e due barbine nel passeggino e due Ken che si tengono per mano con un bebè nella culla. Così finalmente Ken fa coming out, che sono 60 anni che aspetta. Non è mai stato etero, dai, lo sappiamo da anni. Quindi un bacio da tutte noi che in fondo siamo rimaste Barbie Girl, Life in Plastic is Fantastic. PS, mi piacerebbe vedere anche un Ken anziano con la barba, i capelli bianchi, che si addormenta alle 9 sul divano. Il Ken Fazio, la vostra eterna sbarbina, Lucianina. Luciana Littizzetto! La corona, eh? Adesso devo dirvi una cosa.